In questo nuovo video vi porto in una delle più belle terre toscane, alla scoperta di una natura splendida, selvaggia. Siete pronti? Si va in maremma! Il nostro viaggio inizia alla tenuta d'alberese di Terre Regionali Toscane, in un lembo di terra incontaminato tra il mare e le colline dell'Uccellina. Habitat naturale di molti animali selvatici e terra di grandi butteri. Queste sono lande che fanno innamorare i sensi. Gli occhi sono rapiti dall'azzurro del mare e dal verde della macchia mediterranea. L'olfatto è inebriato dai profumi della salsedine, del rosmarino e del ginepro. Le orecchie indugiano sulla melodia dei suoni e degli animali e sul fruscio del vento. Un'oasi di tranquillità e silenzio. Ma facciamo mente locale. Dove ci troviamo esattamente? Siamo nel cuore della Maremma, 15 km a sud di Grosseto, in quella che con i suoi 4.200 ettari è una delle più grandi aziende biologiche d'Europa. Più esattamente, siamo all'interno del Parco Regionale della Maremma, primo parco regionale istituito nel giugno del 1975 e spesso conosciuto come Parco dell'Uccellina. L'area interessa tre comuni: Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello. Da nord a sud, lungo circa 30 km di costa, il parco va da Principino a Mare sino a Talamone e comprende la foce del fiume Ombrone. Qui vivono allo stato brado animali autoctoni, rustici e frugali, fortemente adatti a questo territorio aspro come i celebri cavalli maremmani, le cui prime testimonianze risalgono alla civiltà etrusca, o gli inconfondibili bovini maremmani dalle grandi corna. Grazie al ritrovamento di alcuni reperti archeologici risalenti al VI millennio a.C., si è scoperto che tale razza bovina è sempre stata presente in Europa, tesi confermata da alcune testimonianze letterarie come Dire Rustica di Columella, del primo secolo d.C., dove è stata descritta la presenza nel nostro territorio dei progenitori della razza bovina maremmana. Il nome alberese compare per la prima volta intorno all'XI secolo, in occasione della costruzione dell'abbazia benedettina di Santa Maria Alborense, luogo di culto e centro amministrativo medievale. Nei secoli successivi l'abbazia fu abbandonata e le terre cedute ai cavalieri di Malta. Questi ne rimasero in possesso fino al periodo napoleonico. La Maremma grossetana passò poi alla famiglia Corsini ed infine Lorena, che avviarono le famose bonifiche. La zona conserva ancora patrimoni storici millenari, come la villa fattoria granducale, l'abbazia di San Rabano, la torre di Collelungo, la torre di Castelmarino e il granaio Lorenzo di Spergolaia. Andiamo Fede, monta, ci va! Sono in ritardo ma al solito? Sì! Andiamo, si va da butteri! Uno dei simboli della Maremma sono i butteri, i cavalieri della scia spirata. Qui presso la tenuta lavorano quattro butteri dallo stile inconfondibile, con le giacche di fustagno alla cacciatora, i grandi cappelli e il lungo bastone chiamato l'uncino. Il mito dei butteri è alimentato da infinite leggende. Maestri nell'allevamento, ammaestramento e controllo del bestiame, i butteri sono ancora oggi considerati i migliori domatori di cavalli bradi italiani ed espertissimi nella marchiatura di vitelli. Una leggenda romantica narra che l'8 marzo del 1890 un butter avrebbe battuto persino il leggendario Buffalo Bill in occasione della sua tournée a Roma. Il cavallerizzo statunitense avrebbe subito una pesante debacle per mano di Augusto Imperiali, il re delle fiere circensi italiane dell'epoca. Questo paradiso terrestre può essere visitato a piedi, a cavallo, in carrozza, in canoa, in mountain bike, con i sensi protesi a godere dello spettacolo che la natura generosa sa regalare. Ma non solo. In località Spergolaia c'è un bellissimo granaio ottocentesco, tra i più grandi d'Italia, e da qui la strada conduce con annessa pista ciclabile fino alla spiaggia di Marina d'Alberese, che si estende tra la foce dell'Ombrone e la torre di Collelungo. Da notare gli ampi scorci panoramici sull'Elba, la Corsica, Montecristo, il Giglio e l'Argentario. Prima di ripartire vi consiglio una vista alle spiagge più belle e selvagge della Toscana, quella di Marina d'Alberese o di Collelungo, la Cala del Salto del Cervo o la spiaggia delle Cannelle fino a Cala di Forno. Imperdibile è anche una gita alla foce d'Ombrone, dove dalla verde pineta granducale si passa alle ampie distese palustri che abbracciano il tratto terminale del fiume.
merita anche una piccola sosta l'osservatorio ornitologico, dove scoprire le diverse specie di uccelli che frequentano le zone umide del parco. La Toscana è una terra di una varietà incredibile, che cambia così tanto chilometro dopo chilometro, comune dopo comune, per arrivare fin qui, all'estremo sud della Toscana, in un territorio così puro ed esotico come la Maremma. Ciao!